Cari amici di Brand TV, siamo alla mostra sul boom con il presidente della fondazione, la dottoressa Vigna. Vogliamo fare una domanda su questa mostra promossa da voi. Ma è una mostra un pochino in controtendenza in questi anni di crisi, però l'abbiamo intesa, prima di tutto come celebrazione di un periodo molto costruttivo per il nostro paese, che fu quello dagli anni del dopoguerra, dal 1946, e va fino agli anni 60, gli anni della ricostruzione, gli anni del boom economico, e poi in contrapposizione a questo momento di crisi, per un attimino specificare quelli che furono i momenti della ripresa di allora e vedere se con il talento degli artisti, che hanno sempre un qualcosa di più, un radar invisibile che noi non abbiamo, riusciremo anche a trovare, questa utopia però, un'utopia. Se non si è un po' utopici non si può fare nulla, le ragioni, le qualità che ci permetteranno di uscire anche da questo sboom di questi anni, che è proprio il crollo di un mondo, non è il crollo dell'Italia, ma io sono venuto c'era un viaggio in Europa, il crollo dell'Occidente. Vedremo dall'estremo del pozzo si può risalire in base a valori che certamente saranno altri rispetto a quelli che furono negli anni della ricostruzione. Questi quadri che lei ha scelto, mi diceva che gli artisti sono stati scelti, ogni quadro che lei voleva esattamente quel quadro. In gran parte sì, ci sono riuscito. Lo scopo era di ricreare l'ambiente in cui lavorava ogni artista. Quindi ci sono due parti, negli anni 50 c'è stato il forte contrasto tra figurativo e non figurativo, ci sono due parti in cui si divide la mostra, una parte col figurativo e la nuova figurazione, una parte invece la mancanza della figurazione attraverso le nuove avanguardie che sono partite da quello che era l'astrattismo e sono arrivate all'art autre, quello che veniva chiamato en formel. Oggi non c'è più tanta speranza, in quegli anni c'era la speranza, una speranza tale per cui anche l'automobile poteva stare al passo con un cavallo. De Chirico disegna per la Fiat il cavaliere alato e l'automobile 1400, il Saroni disegna le montagne e le automobili che le scavalcano e Casorati disegna la Torino di notte con la 600 che è il filo conduttore, questo quadro azzurro di tutta la mostra. Allora c'era la speranza di portare nelle case l'arte intesa come un oggetto. Oggi si porta nelle case, in tasca, dappertutto, l'arte come, ha detto lei, emozione temporanea, come ricordo forse più effimero. Non c'è una paura un po' di perdere questa arte, di avere delle copie che limitate, ma comunque copie fatte in tanti pezzi, non più unici? Non c'entra niente. Già nei tempi antichi, quando un quadro andava di moda, veniva ripetuto dall'artista 1, 2, 10 volte. Di Gioconde se ne conoscono 3 o 4. Figuriamoci oggi con le factory, a partire da Andy Warhol ad arrivare ai nostri artisti di quel periodo. Noi abbiamo un bellissimo Nespolo, ma questo Nespolo attualmente può essere per tutti, perché di Nespolo ce ne sono tanti, e quindi il quadro davvero in quegli anni entra nelle case e può essere alla portata di tutti.